In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: la prima azione che compie Gesù nel Vangelo di Giovanni è appunto camminare. È un pellegrino, è un viandante, è uno in strada, è uno che cammina. E cammina verso Giovanni. Giovanni lo vede che Gesù viene verso di lui. Questa è l'apertura straordinaria e solenne di questo anno in cui abbiamo appena concluso il tempo di Natale, con il battesimo di Cristo. E la prima azione che Gesù fa all'inizio di questo anno: mi viene incontro. Noi cerchiamo colui che ci cerca. A volte dimentichiamo questo straordinario panorama in cui inseriamo il nostro cammino di fede. Non siamo noi a cercare Dio, è Dio a cercare noi, a cercare me. E lo fa fisicamente, concretamente, venendoci incontro là dove ci troviamo. Cosa dice Giovanni? Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Questa affermazione per un ebreo come Giovanni il Battista, come Giovanni l'Evangelista, spalanca un mondo. Richiama sicuramente l'unica grandiosa festa penitenziale, momento penitenziale del popolo di Israele, il giorno di Yom Kippur, in cui non una pecora ma un capro veniva caricato di tutti i peccati del mondo, del popolo di Israele, poi mandato libero nel deserto dove veniva sbranato dalle fiere. E certamente c'è questo in questa affermazione del Battista, ma c'è anche molto di più. Così come abbiamo visto domenica scorsa, Giovanni, nel Vangelo di Matteo, vedendo Gesù venire verso di lui a farsi battezzare, resta esterrefatto, dice: ma come, ma sono io che devo farmi battezzare da te? E dicevamo, in questo evento c'è già tutta la logica di Dio, cioè da tutta la logica del Signore Gesù, che si mischia fra i penitenti, questo incarnare, questo stare con, che abbiamo celebrato in queste quasi 3 settimane di Natale. Ma egli è colui che porta il peccato del mondo. Devo dire che questa affermazione sconvolge la nostra idea. Di solito il sacrificio avviene al contrario, cioè l'umano fa qualcosa, compie un sacrificio, compie un olocausto, attua un rito, una gestualità, un culto per farsi perdonare i peccati. Qui è il contrario. Gesù si annuncia già come colui che porta lui il peccato del mondo, che inverte le posizioni. È lui colui che salva. Il peccato nella logica biblica non è anzitutto trasgredire una norma, una regola, questo l'abbiamo un po' noi nella nostra testa, ma è fallire il bersaglio. Dio ci ha creati per essere qualcosa di straordinario e noi ci accontentiamo di essere poca cosa, di essere pochezza rispetto alla grandiosità del progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Quindi quando Giovanni vede in Gesù l'agnello che porta il peccato, che toglie il peccato, che lo prende lui su di sé, non sta parlando delle nostre piccole trasgressioni. In questi giorni scorsi alcune persone mi hanno scritto: ma è il tempo di Natale, bisogna andare a messa ogni 2 giorni, non sono riuscito ad andare, chissà cosa Dio pensa di me. Ma signori, ma caspita, chissà cosa io penso di Dio, chissà cosa io riesco a fare, riesco ad essere, riesco a donare nel mio percorso di vita. Gesù porta il grande peccato, porta la contraddizione. Pensate la grande tensione che stiamo vivendo ancora e ancora in queste settimane rispetto ai venti di guerra, alle minacce, agli insulti che ci si dà. Chi è in grado di superare tutto questo? La buona notizia che vede il Battista è questa: Dio gli viene incontro, e gli viene incontro per togliergli un peso, gli viene incontro per andare oltre. E poi dice: egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene uno che è avanti a me, perché era prima di me, io non lo conoscevo. E ancora dopo ripete per una seconda volta: io non lo conoscevo. A me emoziona questa cosa, perché il Battista, stiamo parlando del più grande nato fra i figli di donna, questo profeta consumato e macerato dalla ricerca interiore, questo straordinario uomo di Dio, afferma con disarmante ingenuità
che non aveva capito nulla, che non lo conosceva. Ora se lo dice lui, lo posso dire anch'io, lo posso dire per ciascuno di noi. Guardate, il percorso di fede è una progressione nella conoscenza, ma non una conoscenza solo intellettuale, anche se l'intelletto deve essere coinvolto, ma qualcosa di profondo, di esistenziale, che mi cambia la vita. L'anno che abbiamo appena iniziato è questo, una possibilità che abbiamo ancora una volta di conoscere qual è il vero volto di Dio per noi. Mi piace che Giovanni dica che ha dovuto imparare qualcosa. E cosa ha dovuto imparare? Resta talmente spiazzato, non da questo Dio trionfatore, da questo Dio vendicativo, questo Dio che viene per gettare la pura nel fuoco, ma un Dio che viene mite e umile, passatemi questa parola, in processione con i penitenti, che dice: no, ma ve li porto io i peccati, state tranquilli. È riuscito a spiazzare anche lui, e speriamo che Dio riesca a spiazzare anche noi in questo anno appena iniziato. Ancora, Giovanni testimonia e dice, rende testimonianza a questo Dio che gli viene incontro, che porta il peccato del mondo e che continuamente cambia rispetto a quello che lui si aspettava, quello che lui, Giovanni il Battezzatore, si aspettava. E dice: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Ha visto scendere una colomba, non ha visto scendere un drago, non ha visto scendere un leone ruggente, non ha visto scendere un serpente, ma una colomba. Quale animale più mite, più, come dire, pacifico, più arrendevole, più mite della colomba? Dio scende come una colomba su di noi, non si impone mai. E permettetemi, soprattutto in questi tempi così violenti, così radicali, così in contrasto, quanto dobbiamo recuperare il linguaggio delle colombe. Quanto dobbiamo recuperare come Chiesa, in un mondo che minaccia violenza, in un'escalation senza fine che non porterà da nessuna parte, come la storia, ahimè, non ci ha insegnato. Però in ciascuno di noi possiamo dire: là dove arriva Dio, arriva la pace, che non è la pace dei cimiteri. Noi cristiani cattolici siamo possessionati dal concepire la pace come una specie di morte dei sensi e delle emozioni, ma come una prospettiva profonda che ci permette finalmente di vedere le cose in maniera diversa. Su Gesù scende e rimane lo Spirito. E ancora una volta il Battista dice: io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Ha visto, cioè ne ha fatto esperienza, si è accorto e testimonia che cosa? Che colui sul quale scende la presenza di Dio, lo Spirito Santo, e rimane, non come su di me, su di te, che ogni tanto lo Spirito scende, ma poi noi ce ne dimentichiamo, lo accontaniamo, lo accantoniamo, lo facciamo fuggire. In Gesù lo Spirito scende, e il fatto di avere visto questo, dice il Battezzatore, gli ha fatto capire una cosa, che egli è il Figlio di Dio. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, che probabilmente era uno dei due discepoli che poi seguiranno Gesù, vede e testimonia. Quello che dobbiamo fare quest'anno, che possiamo fare quest'anno. Mi sono reso conto in questi 3 settimane di Natale, sono stato molto in montagna, ho cercato di recuperare questa dimensione per me essenziale dello stare con, stare in mezzo a, e ho la fortuna e la gioia di poterlo fare, ringrazio di questo il Signore. E però mi sono reso conto davvero di quanto sia importante che torniamo a dare testimonianza. In questo mondo che crede di credere, che crede di sapere cos'è il cristianesimo, avere il coraggio e l'ardire di dire Dio, di dire di Dio, di dire quello che abbiamo visto e conosciuto. E che cosa abbiamo visto e conosciuto? Che Gesù non è uno qualunque, è il Figlio di Dio. Che Gesù non è un grande uomo, ma è la presenza stessa dell'Altissimo. Questo forse a volte manca, io mi rendo conto che è più complicato di come la sto dicendo. Ma è come se, come in una vecchia relazione di coppia, una vecchia relazione di amicizia, si desse tutto un po' per scontato. La gente viene nelle nostre parrocchie senza pensare che
L'esperienza di parrocchia ha a che fare con Dio, che è un luogo in cui poter intraprendere un cammino. Ecco allora, iniziamo così questo anno magnifico, questo Dio che ci viene incontro, che prende su di sé l'oscurità, la tenebra, il peccato che io ho fatto, ma Lui lo porta. E anche noi vediamo e testimoniamo colui sul quale scende lo Spirito e rimane, ed è il Figlio di Dio. Tutto questo ci aspetta in questo magnifico 2020. Per ora buona settimana. Lasciatevi raggiungere da Dio.